siamo nati come galleria nel 1984 grazie ai miei genitori. E ci occupiamo da sempre principalmente di arte antica, dei secoli dall'arte medievale e tardo medievale fino alla metà dell'Ottocento. E in questi ultimi anni ho inserito negli stand anche altre opere, perché l'arte è importante per tutti i secoli, non è solo una questione di valore venale, ma è una questione proprio di bellezza a prescindere. Ho inserito delle opere di arte moderna e contemporanea storicizzata. Ho inserito anche delle auto storiche, dove chiaramente vi era la possibilità di farlo, perché mi piace anche far capire proprio alle persone che anche nell'eclettismo si può godere di oggetti importanti. E ripeto, non è una questione di valore intrinseco dell'oggetto, quanto proprio della bellezza di questo oggetto e di cosa può trasmettere alle persone. La nostra attività chiaramente ci permette di entrare a conoscere tante realtà, tante case e fare molte scoperte, e all'interno di questa, anche di questa particolare occasione, in questa mostra, un oggetto particolare è una zuppiera in argento importantissima del 1810, dono del generale Bismarck al generale La Marmora in occasione del trattato per l'alleanza Savoia con i prussiani per la guerra asburgica, l'alleanza prima della terza guerra d'indipendenza. È un oggetto particolarissimo ed importantissimo a livello storico. Inseriremo nelle nostre prossime manifestazioni anche il fumetto d'autore, grazie alle tavole originali di fumettisti importantissimi, perché riteniamo che anche quella che è cosiddetta la nona arte possa rientrare a pieno titolo nelle mostre di arte antica.